In questo periodo così anomalo abbiamo avuto tutti una profonda alterazione dell'attività quotidiana. Chi più chi meno ha dovuto adattarsi a un nuovo modo di affrontare la routine. Nel mirino sono entrate da subito tutte le attività sanitarie e di lì a poco sono state intaccate anche tutte quelle situazioni in cui i rapporti umani a stretto contatto sono la norma. L'odontoiatria è una di queste, proprio perché irrispettosa della distanza sociale. Nell'ultimo periodo si è ridotta la sola emergenza-urgenza, ma siamo ormai in procinto della fase 2 e siamo pronti per ripartire. Andare dal dentista può e deve essere sicuro, e questo è possibile mettendo in atto protocolli precisi. Il triage rappresenta il primo passo e verrà effettuato telefonicamente tramite un questionario che farà emergere possibili sintomi legati proprio alla patologia del Covid. Solo in seguito il paziente potrà recarsi in studio. In sede dovrà farsi misurare la temperatura, dovrà ovviamente disinfettarsi le mani ed indossare calzari monouso. Gli appuntamenti dovranno essere ben programmati per non creare affollamento inutile nella sala d'aspetto e abbastanza distanziati per permettere al personale di arieggiare e di sanificare gli ambienti per almeno 15 minuti. I dispositivi di protezione dovranno essere correttamente indossati sia dagli operatori sia dagli assistenti e bisognerà limitare al minimo tutti quegli interventi che si basano sulla formazione di aerosol, accompagnati dall'ausilio di diga e possibilmente di doppia aspirazione chirurgica. I DP, ormai se n'è tanto parlato, costano ovviamente di mascherina, quindi FFP2 o FFP3 come questa, poi guanti doppi o tripli che possono essere o in lattice o in nitrile. Dopodiché abbiamo una maschera che deve andare a schermare gli occhi completamente, quindi anche a livello laterale, un camice monouso, cuffia monouso e copricalzari. Di tutto questo però non bisogna infine dimenticare che alla base di questo lavoro c'è il rapporto con il paziente e che comunicare è necessario nonché fondamentale. Nell'incertezza e per rafforzare la nostra pratica clinica ci si può avvalere anche della telemedicina per visionare un paziente a distanza e per farci inviare anche lastre. Anche così il paziente potrà sentirsi seguito e allo stesso tempo sicuro.